con Ursula Emiliano, appena rientrata da Sanremo, dove ha partecipato per 3 giorni alla grande kermesse del festival, selezionata dagli stilisti della Vitalitis. Che esperienza è stata, Ursula? Devo dire che è stata un'esperienza meravigliosa, fantastica, perché stare lì in quel mondo e vivere l'emozione che, insomma, che si viveva, insomma, in quel contesto, uno, diciamo, dei contesti un po' più importanti che abbiamo a livello nazionale, per me è stato un motivo di grande orgoglio intanto esserci. È stato bello e gratificante per me essere convocata a fare questa esperienza da una grande azienda, l'azienda Vitalitis, con cui lavoro ormai da 2 anni come stilista, lavoro per loro, e per cui ci tengo a dire che si arriva a questo percorso solo per merito e non per altro. Ursula, un episodio, una chicca con qualche star di questo mondo particolare. Un episodio simpatico e gratificante per noi donne è stato con Mario Biondi, perché avendolo già comunque truccato e acconciato per TV Sorrisi e Canzoni a gennaio, perché da tutta questa esperienza dimenticavo di dire che ho fatto altre esperienze, e quindi in realtà i big li conoscevo un po' tutti, perché avevo già lavorato su di loro su TV Sorrisi e Canzoni per acconciare per prepararle alla copertina di TV Sorrisi e Canzoni. E niente, in quel contesto, insomma, ho avuto modo di simpatizzare un po' con tutti i cantanti, in particolar modo con Mario Biondi, che, come poi mi ha rivista lì al festival da lontano, insomma, mi ha abbracciato, ha detto ancora tu, ecco, ci rivediamo qui, quindi super contento. Insomma, è stato simpatico il fatto che comunque un artista si sia ricordato di te dopo. Ma hanno esigenze particolari, non comuni forse? No, non hanno esigenze particolari, sono molto semplici, si sono affidati e sono stati tranquillissimi. Insieme comunque prima si è un po' creato lo stile, insomma, no? Si pattuiva un attimo l'immagine finale affinché potesse poi raggiungere un obiettivo. E oltre a Mario Biondi, che hai pettinato? E in realtà li abbiamo pettinati un po' tutti, perché, ma non solo per Sanremo, ma anche per le loro interviste quotidiane, perché gli artisti erano impegnatissimi durante il giorno a prepararsi per le varie reti televisive a cui, diciamo, anche loro si sottoponevano a interviste. Quindi 3 giorni pieni, in pratica, era la prima esperienza che facevi a Sanremo. Sì, 3 giorni pieni, pienissimi, perché poi per me la cosa bella è stata che non è stato solo lavoro, in quanto avevamo il pass per accedere un po' a tutto, abbiamo pranzato, cenato, c'è stato il dopo festival, siamo stati con loro, per cui è stato un viverla davvero a 360 gradi. Le canzoni poi comunque le hai anche sentite, lo spettacolo? Sì, lo spettacolo l'abbiamo sentito, l'abbiamo vissuto, commentato dopo. Ci sono stati alcuni gruppi musicali che, tipo le Vibrazioni, che erano un po' scoraggiati dopo la loro esibizione, perché pensavano di non essere andati particolarmente bene, in quanto si erano classificati per ultimo. E per cui poi dopo siamo stati insieme, loro comunque commentavano che forse il pubblico sanremese non aveva apprezzato. Insomma, quindi vivere proprio questi concetti, questa realtà con loro è stato veramente emozionante, interessante. Ci tornerai? Spero di sì, ci tornerò, non è ancora sicuro, però quest'anno forse faccio un'altra bella esperienza, il Festival di Venezia, perché ecco, una volta che ti inserisci in questo mondo e sei comunque stimata come professionista, si apre un mondo diverso, è quello che a me piace comunque. Quindi un angolo di Mesagna è stato a Sanremo con Ursula Emiliano, che è tornata qui nel suo salone di via Nino Bixio. Grazie Ursula, in bocca al lupo. Allora si dice viva il lupo. Viva il lupo.